col vostro consenso, stiamo col vostro consenso. Sì, anche io ho già dato, come esatto. Avete preso qualcosa? No. Andate su che c'è un po' di perché siete anche dimmi chi sei. Io sono Fagianella. No, chi sei? Vado un po' più indietro. No, dimmi chi sei. E ancora non mi sono bene ambientata con questa Fagianella. No, bella risposta giusta, Fagianella. Io sono una un po' sovrappeso. No, Fagianellina. No, Fagianellina, perché mi devo uniformare alla tua altezza. L'avevo detto davanti a tutti. Vuoi che lo sappiano proprio tutti vai, qua. Vai. Qua, altre tre simpatiche personaggine, tra cui io. Persone, lei, signor, lei si chiama, scusi? Il signor Alfredo. Alfredo? Magno Magno. Alfredo Magno Magno. Ecco, va bene, mi ha mandato praticamente a fanculo, mi allontano così il gesto viene ripreso meglio, prego, rifaccia. No, basta, questa è la sua volta. Vabbè, mi vuole dire qualcosa di interessante? Lei cosa ha regalato al festeggiato? Ho fatto un regalo di gruppo. Ah, lei è tra quelli privilegiati, no, perché vede... Sì, ma quello del forum. Quello del forum, cioè lei è tra i privilegiati che sono stati... Quelli privilegiati? Sì, sono... lei quindi è una... immagino che sia un avvocato. Io no. È incredibile, uno dei pochi avvocati che non ha partecipato al regalone. Dico, uno dei pochi avvocati che non ha partecipato al regalone. Io la sono cosa... avvocato, io ho partecipato al regalone, non ho potuto, sono avvocato. La cosa è, dico che è incredibile, basta. Perché non è vero, perché... un forum è ricchissimo. Ma lo so che è un forum ricchissimo. Tant'è vero che ci sono io, che lo rendo ancora più ricco e vario. E l'eccezione conferma la regola. Va bene, signor Alfredo Magno Magno Magno, la saluto, buonasera, ora metto in pausa, ciao. Ciao. Ah, buonasera, vabbè, buonasera. Ma sei tu la regista di stasera? Occhioso. Eccellenza, il signor Ulrich. Buonasera, signor Ulrich. Vorrei pregarti di fare una tautologia in qualche modo. Vado indietro perché aspetti, senti lo zoom, qui ancora non ho imparato a usarlo, vada. No, dovunque ti volti non è proprio il male. Cosa vuole dirmi? Io sono la regista. No, io volevo dire che si deve assolutamente rimangiare le cose che ha detto pubblicamente sul forum, sulla mia spocchia. Ma no, ma dai, diciamo. Perché io sono una persona assolutamente umile. Stia più indietro. Oh, così la vedo molto umile. Umile, striscio come un verme. Striscia come un verme. Assolutamente. Nel senso che è un po' viscidino anche come un verme. Senta, signor Ulrich, lei cosa ha regalato al nostro simpatico presidente? Io ho regalato la mia frizzante presenza. E basta? La ritiene sufficiente? La ritengo, secondo me, ridondante. Però... E poi non è spocchioso? Abbiamo il mister Spocchia in persona. La prego di cambiare obiettivo. Oh. Presento l'avvocato Megaro. Ma lui non fa parte del forum, io non so chi cazzo sia. No, come no, lui cosa, cosa gli chiedo? Lui è, non so diciamo, chi sia. In qualche modo faccio parte del forum. Il spettatore passivo. Ah, ho capito, però non partecipa. Allora, abbiamo di allontano nome di amici naturalmente, cioè, che allora il signor l'avvocato delle piane sì, continua certo. A pizzicarmi il culo certo evidentemente no evidentemente, debito, sì. Ho il culo anche un po' la maniglia dell'amore sinistra certo, lasciandomi le libri da paura no, senza malizia è una pizzicata così alla bersagliera sì, ma stia indietro altrimenti non la prendo bene. Cosa avete regalato all'avvocato al nostro presidente? Qual è il vostro regalo al nostro presidente? Noi siamo dei potisti del regalo principale, cioè del computer e sito. Voi siete i privilegiati, ho capito. Esatto. E noi, no, perché c'è qualcuno che non è stato considerato, ma non sappiamo diciamo niente. Diciamo che c'è stata una bipartizione. Sì. La direzione strategica è il braccio armato, cioè il gruppo, il nucleo duro e puro, più gli ultimi arrivati. Il nucleo duro e puro ha fatto il regalo più bello, come si deve. Ho capito, vabbè. Molte sue parole, vuole dire qualcosa, vuole approfittare di questa ripresa in primo piano per dire qualcosa di interessante o perlomeno di più interessante delle cose che dice di solito. Che dire vorrei fare ma non posso. Cosa può vorrebbe fare? Lo dica. Resterà tra me e questa telecamera. Vuole ciulare? Trombare? Scopare? Zuccare? In alternativa? Basta. Fellazio, cunnilingus, pompe. Vabbè, la saluto. Lei dopo tutto è una signora, Fagianella. Ma io, ma neanche un po'. Guarda, lei ha capito malissimo. Buonasera, buonasera. Sera, mentre mi accinco ad andare a cercare di mangiare qualcosa, mi scontro quasi con l'avvocato del Magistris, il quale cerca di convincerci. Il mio naso è vero. Assolutamente. No, guardi, il suo naso è tipicamente rifatto. Si metta di profilo, scusi. Guardate il naso rifatto. È vero. Un capolavoro di naso rifatto. Con questa videocamera si vede la lampadatura possente, però guardate che...
che posa la fotomodello. La posa da? La fotomodello, più bello di un fotomodello. Molto bene. E vediamo, signora, ha gradito la... È vero! No, ha gradito la proposta che ho detto, che ho fatto alla serata indietro, al signor Bonelli, all'avvocato suo collega Bonelli, di pagarle un trucco permanente? No, pagarmi? Trucco permanente. Lei lo farebbe? Sono già comunque sempre abbronzato, sarebbe inutile, suo. Eh? È figo di suo, intende. Esatto. Esattamente quello. Esattamente, va bene. Ma dai indietro, l'ho detto. Ma perché non sento. Per intanto la saluto, buonasera. Ma poi rivediamoci dopo, eh. Sì, certo, buonasera, buonasera, ecco. Cioè, lei chi è, scusi? I palesi. Io sono Andrea Camera. Non l'hai sentito? Non so chi sia. Non sono mai stato sentito e questo mi fa abbastanza piacere. No, ci siamo scritti sulla chat, sul forum. Parlando di te, di sopra. Perché io ero rimasto assolutamente ammirato dalla quantità delle tue scarpe. Dalla mia? Quantità di scarpe? Sì, possibile. Sì, 700 paia. E dai tuoi interventi sul forum. Comunque io non sento assolutamente niente di quello che dice, per cui potresti fare qualsiasi cosa. Ho capito. Guarda, faccio fatica a sentirti perché qui c'è molto casino. Comunque dopo ci rivediamo sicuramente. Magari abbiamo anche uno scambio salivare, che ne dici? Ok, ciao, ciao. E qui sono tutti. In questa occasione. A me piace poi solo quando tu canti a Sanremo, per il resto. Non ho capito, non sento. Dici che le piace molto quando tu canti a Sanremo. Ah, ecco, molto bene. Ma cosa ne pensate di questo? Come dire, quantità di nani e ballerine che imperversano dalle feste di Davide. Quantità di? Nani e ballerine. Bene, ho passato un periodo difficile della mia vita in questo senso. Io non sento le risposte, è una tragedia, non si sente una mazza. Le vado ancora ovviamente, siamo messi d'accordo per ridire. Ma vengo male, troppo vicino. E vada più indietro, signora Meneghel. Ci siamo messi d'accordo. Ma sì, si sente. Siamo messi d'accordo per ridire una cosa che abbiamo appena detto. E cioè, ecco, allorché io ho saputo che signora era laureata in quel di Milano, sono andata subito a sbirciare la sua carriera universitaria e ho scoperto, udite udite, che qui la stante da qui che mi sta di fronte ha sostenuto 4 esami in giorni 5. Cosa da dire a sua discolpa, dottoressa Meneghel? Volevo laurearmi, dovevo laurearmi. Ci ho capito, ma nessuno piace cioè, studiare. Le avevano messo un peperoncino piccante nel buco del culo? Dovevo finire entro d'oggi. Ora è soddisfatta della sua carriera di odonto sarcazzo. Odonto sarcazzo, bene, però potevo anche laurearmi l'anno dopo. Questo punto. Ecco, ha visto che non cambiavo cazzo e magari trovava anche l'uomo. Ma quest'ora era sposata con 4 bambini e non si deprimeva per niente, insomma. Poi una strafica spaziale come lei. Basta, stop! Ok, figa, molto bene. Figo, pazzesco. Ma chi vedo? Al Pacino, è lui, è Gesso. Cioè, è inutile che fai finta di essere basso, tanto sei basso lo stesso, Isolabella. Senti, com'è che hai convinto la signora Motti a venire qui con te, ad accompagnarti a questa festa? Come ci sei riuscito? Guarda, è stata un'arte seduttiva assolutamente incredibile, mi sento bravissimo. Ma è solo grazie, ci sei riuscito solo grazie al fatto che una cliente della signora Moki del negozio di oggi... No, è che ho parlato una lingua straniera e non ha capito, ha detto sì, ho detto che a questo punto doveva venire con me. Ho capito. L'ho ingannata su una questione linguistica. L'hai fregata, insomma. E lei è stata onesta però che... Mamma! Davide questa cassetta la vedrà molto dopo, quindi possiamo svelare in anticipo un segreto. Cosa ne pensa del mio regalo a Davide? Allora, secondo me il regalo che lei ha fatto a Davide è in assoluto il regalo più bello che una persona possa fare a Davide. Ecco, molto bene. Se lo dice l'autrice, possiamo dare